Nelle sedute finali dell'anno il Consiglio regionale ha approvato le disposizioni urgenti in materia finanziaria e iniziato l'esame della riqualificazione della spesa regionale. L'Assemblea ha approvato il 22 dicembre la mozione che istituisce la Commissione Legalità e il 29 dicembre il bilancio del Consiglio regionale e la legge per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Un consiglio che costa meno ma vince la sfida dell'efficienza. Questo, in estrema sintesi, il ritratto dell'Assemblea regionale all'inizio della 10ª legislatura, presentato nel corso della conferenza stampa di fine anno dai componenti dell'Ufficio di Presidenza. Il mondo dell'animazione è il protagonista della mostra Toshared, organizzata dagli studenti dell'Accademia Albertina di Torino fino al 28 gennaio presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il Garante regionale dei detenuti ha promosso una conferenza stampa a Palazzo Lascaris sull'annunciata chiusura dei progetti di somministrazione dei pasti ai detenuti, garantiti dalle cooperative esterne all'amministrazione penitenziaria. Si è tenuto a Palazzo Lascaris l'evento Violenza in Africa e diritti delle donne, voluto dalle consulte femminili europee e delle elette, sui temi denunciati da Denise Mukwege, che dirige un ospedale in Congo ed è impegnato in particolare nella cura di donne vittime di violenza. Apre con un editoriale firmato dalla scrittrice Paola Mastrocolla il nuovo numero di notizie, che contiene servizi sulle nuove province e sulla dismissione dei siti nucleari in Piemonte. Ampio spazio alla cultura con i piccoli cinema e le residenze sabaude.